banda di Capranica è una delle più antiche della zona, e anche se non abbiamo delle notizie precise, anche perché queste bande si sono costituite, si sono evolute in vari modi, già nel 1884 abbiamo dei registri della società operaria registrato una spesa di 50 lire per pranzo favorito alla banda e un'altra spesa di 34,40 lire per l'acquisto del vino, che vuol dire che contrariamente a oggi, abbiamo sempre molto con il viso pallido, allora l'incidenza del vino nel costo della banda era almeno pari o molto vicino a quello di un pranzo speciale. La banda di Caldana, quella storica, è sopravvissuta fino alla fine degli anni 50 e tra l'altro ha avuto dei maestri mitici, uno di questi era Massimino Ciappella del Cero, che viene citato a fine delle storie che racconta Palazzo, anche altro, se vai qua un altro è Balzerini, che va proprio di chi che vanno lì del palazzo. E quindi l'ultimo maestro invece è stato proprio Luigi, per chi lo conosceva Luigi, Massimino Ciappella, è quello che ha istruito, formato la gran parte della gente. No? Qui abbiamo una fotografia che a mia idea, mi sembra di riconoscere un paio di persone, siamo attorno al 1925-1922-1923, tra l'altro per chi non conosce i luoghi, questi qui sono i gabinetti della scuola elementare, che erano di fuori in questa cortina, adesso non ci sono superdemolite, però è il di dietro, non so se si può dire, della scuola elementare. La scuola elementare era di Coppio Trevisato, prima c'era la scuola di Coppio che stava vicino a Paolo Fidanza e la scuola di Trevisato che stava vicino a questa parte, e poi invece vengono riunificate, vengono fatte e di dentro, e la banda è nei confini della scuola, ma la struttura è di dietro. Se uscite di lì potete mettere la stessa posizione della banda. Dopo il 1960, per un po' di tempo, di banda non se ne parla più. Attorno all'anno 2000, con tanta buona volontà e con l'aiuto economico di vari sponsor e di gente che si crea, la banda è stata ricostituita. È durata per parecchi anni, però poi le difficoltà che sono sopravvenute non hanno consentito di continuare, quindi la banda si è interrotta. Adesso, grazie a dei nuovi sponsor, la banda di Caldana riparte. Che ha già richiamato lui, riparte. Riparte vuol dire che dopo una sosta, dopo magari un momento di fatica, un momento di crisi, una realtà riprende maggiormente coscienza del suo valore, della sua importanza e con rinnovate energie si rimette in cammino. Auguro un lungo e fecondo cammino alla banda che riparte. We'll be right back.